L'Araci, rassegna agricola del centro Italia, festeggia il suo 30° compleanno con una torta farcita d'eccellenze. Agricoltura, zootecnia, enogastronomia, ambiente e turismo sportivo che saranno in vetrina il 9, 10 e 11 maggio al centro fiere di Villa Potenza di Macerata. Tanti eventi e specialità dedicati ad un pubblico diversificato che va dall'esperto ai giovani alle famiglie. Ma fin dal primo anno, fin dal 2012, abbiamo voluto trasformare la rassegna agricola nella manifestazione di promozione di tutto il nostro territorio, tutto quello che c'è, naturalmente partendo dai prodotti agricoli, dalle eccellenze nel settore agricolo, dall'enogastronomia, ma poi ampliando la nostra attenzione, naturalmente sempre la zootecnia, la razza bovina marchigiana, ma ampliando la nostra attenzione appunto a tutto quello che offre il nostro territorio. Naturalmente senza trascurare il folklore, la migliore tradizione, anche quest'anno confermiamo la rassegna agricola fino alla Raggi sotto le stelle, cioè fino a mezzanotte, con la possibilità di degustare, di mangiare un piatto di polenta e poi di divertirsi con una buona musica, un'ottima musica, ce lo assicura Musicultura e Piero Cesanelli. Pettinari ha costruito una nuova storia dell'Araci che è diventata una festa di tutti e del territorio senza tagliare le sue radici di mostra agricola, ha sottolineato il sindaco di Macerata Carancini alla conferenza di presentazione. Pensare a una rassegna agricola che è una festa di tutti e che tende a valorizzare tutte le eccellenze, da quelle diciamo enogastronomiche a quelle delle associazioni o addirittura specialisticamente a quella della rassegna agricola, sia davvero un modo di fare cultura per il territorio. E la trasformazione che la presidenza della provincia, Tonino Pettinari, ha voluto fare in questi ultimi anni è una conversione che ci convince, ci piace e in una qualche maniera valorizza tantissimo anche la nostra città.